Buongiorno a tutti, siamo con Leo Colovini, 58 anni, uno dei soci della Studio Giochi SRL di Venezia, perché incredibilmente in un mondo sempre più digitale, con giochi online e universo web che imperano, c'è ancora, come dire, una consistente parte, fetta di popolazione che gioca con i giochi da tavolo. E Leo Colovini con la sua azienda questo fanno, giochi da tavolo. Giusto, Leo? Esatto, buongiorno a tutti. Sì, la nostra attività è proprio quella di sviluppare giochi da tavolo, oltre a produrre molta enigmistica per giornali e riviste. Ma verrebbe da chiedere, dopo tutto questo tempo, dopo, come dire, la storia e lo sviluppo che ha avuto anche, il vostro ambito, cosa può restare da inventare ancora nel mondo dei giochi da tavolo? Cioè, non si è già visto tutto? No, è come creare musica o scrivere libri, quindi nuove idee ce ne sono sempre. Se pensi alla musica composta, le note sono 7 più i 5, sono 12 semitoni in un'ottava, eppure si riescono a comporre milioni di canzoni diverse, brani diversi. E con il gioco un po' la stessa cosa. Quali sono gli elementi cardine che deve avere un gioco da tavola per essere, un buon gioco da tavola? Beh, allora va specificato che noi ci occupiamo di una certa categoria di giochi da tavolo, quindi quello che sto dicendo adesso non vale per qualsiasi tipo di gioco. Diciamo, quello che noi facciamo è basato prevalentemente sulla possibilità che i giocatori hanno di prendere delle scelte, di prendere delle decisioni, di fare delle scelte tra opzioni. Non banali, quindi che non sia chiaro che sia meglio un'opzione piuttosto che un'altra, che non siano troppo calcolabili. Quindi, ovviamente, se so, mi dici preferisci ricevere 10 monete d'oro o una moneta d'oro? È ovvio che sono 10, no? Quindi non sarebbe una buona decisione. Però, se io ti dicessi che con 10 monete d'oro posso fare delle cose, però alla fine chi è più ricco perde. Allora a quel punto riceve 10 monete d'oro, diventa un dilemma. Le ricevo perché posso farci delle cose, però rischiando poi. Cioè, quindi quando queste scelte sono interessanti e non sai bene cosa provocheranno al gioco e allo sviluppo della partita. Allora, un buon gioco. Qual è il tuo gioco più famoso? Quello che hai inventato tu e che ti ha dato più fama a te e all'azienda? Beh, penso Incognito, rimane ancora quello più venduto in assoluto tra i nostri giochi. Un gioco che risale alla fine degli anni Ottanta, quindi proprio all'inizio della mia carriera, che ho firmato assieme al mio grande maestro Alex Randolph, di cui quest'anno cade il centenario della nascita, ed è un gioco ambientato a Venezia durante il carnevale. Ma ecco, ma quando hai deciso che questo sarebbe stato il tuo lavoro e soprattutto come hai fatto a capire che poteva diventare un lavoro? Diciamo che ho avuto molta, molta, molta fortuna. Allora, io da piccolo, avrò avuto 12 anni, andavo a giocare a scacchi in un circolo di Venezia. E lì, tra i vari membri del circolo, c'era un signore americano di origine, però che viveva a Venezia, e che un giorno portò un gioco, che era una variante degli scacchi, diciamo un incrocio tra gli scacchi occidentali e gli scacchi giapponesi. E questo gioco si chiamava Mad Mate, l'aveva inventato lui.
ed era un gioco che era stato pubblicato, inventato da lui. Quindi, come immagino un bambino di 12 anni che vede questa cosa, sono rimasto folgorato dalla possibilità di creare giochi. E ho cominciato a frequentare lo studio di Alex Randolph per provare i suoi giochi. E quindi intanto ho imparato molto da lui, ho imparato come si sviluppa, come si lavora sui giochi, e lui ha notato che io avevo, diciamo, un po' di talento, avevo la fantasia giusta, le idee giuste, anche se ovviamente all'epoca erano ancora idee di un bambino. E mi ha incoraggiato, mi ha insegnato tante cose, finché nell'86 abbiamo pubblicato quello che per me era il primo gioco, l'abbiamo pubblicato assieme, si chiamava Drachenfels, pubblicato in Germania, perché la Germania è un po' la culla di questo genere di giochi. E poi 2 anni dopo è venuto anche Incognito, e poi da lì io ho cominciato a fatto altri giochi assieme a lui, e poi molti altri da solo, o con altri autori. Per dire, quest'anno arrivo al 97esimo gioco diverso, il prossimo anno dovrei arrivare a festeggiare il 100esimo gioco pubblicato. Complimenti. E tu hai un sogno, l'hai sfiorato, ma non ci sei ancora arrivato. Ci vuoi raccontare qual è? Eh sì, diciamo che il principale obiettivo professionale che può avere un autore di giochi nella vita è quello di vincere lo Spiel des Jahres, che è l'equivalente dell'Oscar per un film. Personalmente ho avuto 3 nomination. Nomination significa essere uno dei 3 che può vincere su 7-8 mila, quindi è un risultato già gigantesco, ma non sono mai riuscito a vincere. Come studio abbiamo avuto altre 3 nomination, quindi 6 in tutto, ma anche in quel caso non abbiamo ancora vinto. Quindi, diciamo, lo scopo professionale è quello di riuscire a vincerne uno prima o poi. E noi ti facciamo tanti auguri e speriamo di raccontare anche questo ennesimo successo tuo e vostro dell'azienda, insomma. Grazie mille. Grazie mille.